Pala Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro, da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Faris si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari Secchia Rubiera. È la 22esima giornata del girone B del campionato di Serie A2 di handball maschile, squadre di fronte alle panchine agli ordini dei signori Limido e Donnini che dirigeranno questa sfida. Andiamo a darvi lettura di quelli che sono i giocatori a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dal Secchia Rubiera di Marco Agazzani, che è arrivato in Sardegna con il numero 1, Mattia Rifi col 2, Giacomo Boni il 3, Davide Bartoli il 4, Luca Bortolotti il 7, Alex Mazzieri il 9, Simone Patroncini l'11, Francesco Panettieri il 12, Mattia Filippini il 13, Roberto Bartoli il 14, Davide Giberti il 15, Andrea Santilli il 16, Simone Salati il 17, Pasco Ila il 18, Davide Lulli il 19, Gabriele Giovanardi il 23, Luca Mezzetti invece a disposizione di Luigi Passino, tecnico della capolista di questo girone B. C'è il numero 1 Eugenio Casada, il 3 Francesco Manca, l'8 Agostino Congiu, il 9 Fabio Del Prete, l'11 Nick Pinnonen, il 12 Marco Spano, il 13 Andrea De Logu, il 17 Matteo Bomboi, il 19 Ignacio Martin Gulam, il 20 Giuseppe Secchi, il 21 Andrea Giordo, il 23 Lorenzo Vosca, il 24 Fernando Ricci, il 25 Mariano Javier Bertolez, il 43 Francesco Cucu, il 45 Juan Ignacio Cantore. Sfida iniziata da poco più di 20 secondi, match clou di questa 22esima giornata del girone B. Primo attacco per la formazione di casa con la conclusione dai 6 metri di Del Prete, che coglie il palo lungo ma non batte l'estremo difensore ospite, il numero 16 Simone Salati. Primo attacco anche per la formazione biancorossa, palla in mano per il numero 19 Giovanardi, che scambia ravvicinato con Boni, si passa dal centrale Panettieri, poi Mazzieri, arriva all'incrocio che consente la ricezione di Bortolotti, spazio per la conclusione mancina di Mazzieri, c'è una deviazione del muro nella fattispecie di Lorenzo Vosca, ultimo tocco che dà origine alla ripresa del gioco dall'angolo. La quarta forza del campionato è arrivata a Sassari per rilanciare e aumentare le possibilità di disputare i playoff dopo la preziosa e importantissima vittoria ottenuta contro Parma nell'ultima giornata di campionato. Tanto qua Cantore fa scambiare con Pinnonen, perde un po' di inerzia qui l'attacco della Raimond, allora Cantore rallenta nuovamente i ritmi andando da Pinnonen, scambio prolungato tra il numero 45 e il numero 11, si va al terzino destro Del Prete, tocca prima palla della sua partita anche Gulam, fa vedere Vosca che abbandona la linea dei 6 metri, eccolo ricevere, pallone ora tra le mani di Del Prete, Pinnonen per Cantore che si ritaglia lo spazio per la conclusione, trova il primo gol della partita, classe 1990, arriva anche il primo cartellino giallo della contesa per Nacho Gulam, 1-0 per la Raimond dopo circa 2 minuti e mezzo, per la precisione 2:25, questo è il tempo trascorso dall'inizio della gara. Attacca Rubiera con Giovanardi, si va in ala da Boni, ancora il pallone tra le mani del centrale, poi Pinnonen qua a leggere bene il tentativo di Mazzieri di andare in ala, possesso che rimane però per Rubiera. Mazzieri da Giovanardi, ora Panettieri, però il pallone per il numero 11 viene accompagnato per le terre da Bertolez, schierato con il numero 10 e non con il numero 25 come erroneamente detto in apertura di gara, altra irregolarità dell'ex giocatore di Fasano, cartellino giallo anche per Bertolez, 9 metri amministrato da Bortolotti, va da Panettieri, pallone ora per Giovanardi, eccolo qua ancora il 19, il più attivo
partiti in questo avvio di gara. Palla in ala per il punto del pari firmato da Andrea Santilli, uno dei giocatori più esperti a disposizione di coach Agazzani, lui che è un classe 1989, la finta di Pinnonen che va poi a servire il Cantore. Palla troppo arretrata per Del Prete, palla persa, può correre in contropiede Rubiera con la traversa accolta da Santilli che grazie a Spagna nella fattispecie. Una palla persa, l'attacco della Raimondo, 4 minuti sono andati via nel corso di questo primo tempo al Pala Santoro Teatro di questo Raimondo Secchia Rubiera big match della 22esima giornata del girone B del campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Cantore, altro palo, non il primo e sicuramente non l'ultimo di questo avvio di gara, molto equilibrato ma che finora ha visto le difese avere la meglio sugli attacchi. Qua c'è la buona posizione difensiva di Vosca che va a prendere lo sfondamento di Panettieri, dall'altra parte Pinnonen per Bertoles, si incunea col mancino Mariano Bertoles, eccolo il gol del numero 10, un punto di vantaggio per la Raimondo, 25-12 l'intervallo. Raimondo che con una vittoria centrerebbe la piazza playoff, primo obiettivo della stagione dei rossoblù, che hanno messo in piedi un roster che ha chiare ambizioni di promozione. C'è un 7 metri per Rubiera a occuparsi della trasformazione o del tentativo di andare a bersaglio Gabriele Giovanardi, campione d'Italia Under 16 nel 2011-2012. Arriva la trasformazione di Giovanardi, 2-2, si prosegue sui binari dell'equilibrio. Attacca la Raimondo, pallemano Cantore, Panettieri nel duello tra numeri 11 va a isolare e a complicare l'eventuale ricezione di Pinnonen. Eccolo l'incrocio che consente all'Estone di andare da Cantore, viene fermato in maniera irregolare da Ila, il provvedimento disciplinare anche ai danni del numero 45 di casa. Esecuzione dei 9 metri affidata a Vosca, Del Prete da Cantore che si incunea tra le maglie difensive di Rubiera e fa a procurarsi il 7 metri che verosimilmente verrà egli stesso a trasformare, 23-56 all'intervallo al Pala Santoro per Cantore. Tra le mani di Cantore la possibilità di tornare in vantaggio per la formazione di Passino, va Cantore, schiaccia a terra, batte senza problemi Salati che è al pari di Giovanardi e Patroncini, fatto parte di quel gruppo di campioni d'Italia nel ormai non troppo vicino 2011-2012. Panettieri da Giovanardi, ancora Mazzieri, sale per ricevere questo pallone di là, Giovanardi va da Panettieri, palla un po' troppo arretrata per Mazzieri, scivola bene la difesa della Raimondo che forza la palla persa di Rubiera, allora attacca con la possibilità di portare a due il vantaggio. Bertoles, oh, macchinoso nel servizio per Gulamson, un grande intervento di Salate a negare il gol a Gulam che è rimasto a terra dall'altra parte del campo. Rubiera ne approfitta, mette a segno il punto del tre pari con Bortolotti, si ferma ora il gioco al Pala Santoro, 22-55 alla sirena che manderà le due squadre negli spogliatoi, punteggio di tre pari. Rapidamente le successioni delle reti, visto che il punteggio basso ancora ci consente di farlo. Una rete a testa per Rubiera di Bortolotti, Santilli e Giovanardi. Dall'altra parte in casa Raimondo due reti di Cantore e una di Bertolez. Intanto Gulam dolorante al gomito non abbandona la lotta,
nonostante la brutta botta in cui è stato suo malgrado vittima del prete. Pinnonen va da manca, Pinnonen del prete Bertolez, palla perimetrale, si alza Pinnonen, finta di tiro, Bertolez di tocco, non benissimo ancora per Gulam che aggiusta il suggerimento del compagno. Nonostante varie vicissitudini, mette a segno il 4-3. 22 minuti e altrettanti secondi all'intervallo. Mazzieri, Panettieri, Giovanardi. Pallone per Mazzieri, sale ancora Ila. Giovanardi cerca il servizio per Boni, a cui ricezione fiera negata dal prete. Allora si va per via centrali, là dove Panettieri trova modo di battere Spanu, nuova parità a quota 4. Bertolez, tanto per Rubiera è entrato Santilli. Pinnonen finta di andare da del prete, Bertolez dà un'occhiata alla porta di Salati, arriva la chiamata di passivo, Raimond che dovrà accelerare la conclusione verso la porta. Bertolez a centrare Salati e l'irregolarità del numero 10 che impedisce la corsa in contropiede della formazione biancorossa. Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, farà da Panettieri suo il gol che fissa provvisoriamente il punteggio sulla 4 pari. Giovanardi da Mazzieri, ora per Panettieri, legge bene la traiettoria, manca, poi pasticcia nel controllo, si lamenta che a suo giudizio non aveva bloccato il pallone. Non è dello stesso avviso il duo arbitrale, che lo ricordiamo è composto dai signori Limido e Donnini. Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, esce forte Fosca su di lui, il possesso rimane a Rubiera, prova a mettere fisicità la difesa della Raimond. Falloso di Gulam nel duello tra numero 19 con Giovanardi, 9 metri che va a servire Mazzieri. Bertolez legge le intenzioni ma non può fare a meno di fermare fallosamente. Attacco di Rubiera, fa una finta, si libera Mazzieri, pesa Raimond che non reagisce nel migliore dei modi nella circostanza e Rubiera va avanti di 1. 10 minuti tondi tondi andati via nel corso del primo tempo al Pala Santoro, 5-4 per Rubiera contro la Raimond. Cantore, Pinnonen, ancora Cantore, del prete, sale Vosca che poi torna a occupare la posizione di pivot. Cantore cerca di liberarsi per la conclusione, 9 metri per i sardi. Vosca da Cantore che dà un'occhiata a Pinnonen, poi prova a mettersi in proprio, va non troppo lontano dallo sfondamento. L'arbitro fischia per lui, l'irregolarità è di Mazzieri. Tra chance offensiva per i sassaresi, Pinnonen la lascia lì per Cantore, del prete. Gulam non riesce a controllare questo pallone, allora può correre Rubiera, ma c'è un blitz difensivo di Pinnonen che evita guai peggiori, poi si allacciano Gulam e Boni. Frattura tra i due immediatamente ricomposta. C'è voluto il guizzo difensivo di Pinnonen per impedire a Rubiera una conclusione non ad alto coefficiente di difficoltà. Bortolotti, pallone per Mazzieri, bello scarico in pivot per Bortolotti, massimo vantaggio per Rubiera, 6-4, 18-35 all'intervallo. Due belle giocate della formazione di Agazzani. Trovare il più 2, manca da Cantore, si fa sentire il pubblico al Pala Santoro, del prete. Pinnonen ora da Cantore, la lascia lì per Pinnonen. Servizio di Cantore non è preciso, ma per via del disturbo falloso portato ai suoi danni dalla difesa di Rubiera, Pinnonen prova a fare tutto da solo, finisce con una palla persa. Questo attacco della Raimond che era un
po' in difficoltà dal punto di vista offensivo. Ricordiamo che quest'oggi al Pala Santoro si affrontano le due migliori difese del campionato. 421 finora i gol subiti da Raimond, solo 8 in più quelli incassati da Rubiera. Qua Giovanardi col piede, la blocca Spano, poi apertura di contropiede per Pinnone che si beve il diretto avversario e quasi entra in porta col pallone. Scatto di Pinnone, lanciato in contropiede da Spano. 6-5 per la formazione ospite. Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, ora dal suo centrale sale per ricevere questo pallone Bortolotti. Mazzieri, Giovanardi, abbrancato in maniera irregolare da Bertolez. 9 metri per Rubiera, mentre ci avviciniamo a piccoli passi alla metà di questo primo tempo al Pala Santoro Teatro. La sfida tra Raimond e Secchia Rubiera. Giovanardi da Mazzieri, ora il terzino Mancino cerca il primo palo, chiude troppo l'angolo, palla che non trova lo specchio della porta, difesa da Spano. Dall'altra parte Pinnone viene fermato fallosamente da Santilli. Sono già 5 i marcatori in casa Rubiera, uno in meno per i sassaresi, mentre debutta nella sfida anche Congiu. Eccolo toccare il primo pallone della gara e renderlo immediatamente a Del Prete. Pinnonen, Cantore, Pinnonen, Del Prete, ben distante dai 9 metri Pinnonen, serve Cantore, c'è in ala Manca, Cantore non trova tempo per servirlo e si scusa per il suo tempismo deficitario nella circostanza. Va Pinnonen, va un passo dalla palla persa, 9 metri per la Raimond. Pinnonen, Cantore, Del Prete, ora l'ex giocatore di Siracusa, si fa vedere Congiu, Cantore si infila tra le maglie difensive di Rubiera, poi la girella di Gulam, trova il palo. 7 metri per la squadra di Passino, trasformazione a questo giro affidata a Bertolez. C'è un avvicendamento tra i pali in casa Rubiera. Entra Rivi, aspetta il fischio arbitrale, va Bertolez, incrocia la sua conclusione, trova il secondo gol della sua partita. Raimond con un controparziale di 2-0 riequilibra la contesa, lo scocca in questo momento il 15° minuto del primo tempo. Siamo a metà questa prima frazione. Giovanardi cerca Panettieri, ora contatto con Gulam che ci mette tanta intensità. Bortolotti, Giovanardi, da Panettieri, Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, ancora per il numero 7, circolazione prolungata tra centrale e terzino. Giovanardi con una conclusione che rischiava di beffare Spano. Arrivano 2 minuti per Gulam. Francamente non siamo in grado di individuare il motivo della sanzione disciplinare. Eravamo intenti a osservare lo sviluppo della azione in contropiede della Raimond, fermata dal fischio arbitrale. Cantore da Bertolez, ora Cantore, Del Prete, Manca per Del Prete, Cantore, pallone per Manca, ancora Del Prete, arriva Bertolez, va in 9 metri, si alza Bertolez, ritarda il tempo di tiro e poi batte Salati, P1 Raimond, terzo gol personale per Bertolez che diventa così il miglior marcatore della sfida. Bortolotti, allora il pallone per Giovanardi, bella palla in ala per Santilli,
che riceve con qualche problema il cambio di lato, quindi l'attacco di Rubiera, nuova parità a quota 7, 13 minuti e 27 secondi all'intervallo. Cantore da Bertolez, Cantore del Prete, si fa vedere, manca Cantore, eccolo il pallone per Bertolez che attacca in posizione di ala, si porta appresso Boni che interviene in maniera sì fisica ma regolare, almeno questo il verdetto del duo arbitrale. La terra Pinnonen, c'è un pasticcio, Rubiera va in gol a porta vuota con Mazzieri, 8-7 per la quarta forza del campionato. La prima pausa utile, vi offriremo una fotografia di quella che è la situazione nel girone B di questo campionato di Serie A2, giunto quest'oggi alla 22esima giornata. Manca da Cantore del Prete, faccia a faccia Panettieri su Pinnonen, palla schiacciata a terra per Manca, sua conclusione termina sul palo. Verrà Boni a mettere un po' d'ordine arrivando a Mazzieri, passando per Panettieri, ora Giovanardi, difesa schierata tutta sulla linea dei 6 metri, quella della squadra di Passino. Panettieri a Mazzieri, sale per ricevere Bortolotti, Mazzieri, Giovanardi, seguito da Bertolez che termina a terra. Conclusione dall'ala di Boni, viene disturbata dal Prete in maniera regolare Pinnonen, da Manca, 8 pari. La palla qui di Pinnonen, finta di andare a destra, va a sinistra per la nuova parità, stavolta a quota 8, 11 e 31 all'intervallo. Panettieri, Mazzieri, il pallone per Bortolotti, Giovanardi, Mazzieri, sale il terzino destro, perde un po' di ritmo, attacco di Rubiera, allora si va di nuovo da Mazzieri, Panettieri abbrancato da Cantore, ci mette fisicità, la squadra di Passino trova approvazione di pubblico e panchina. Mazzieri, Giovanardi, dà un'occhiata a Spani, Bertolez forte sul numero 19, batte il 9 metri Bortolotti, Panettieri va da Giovanardi, schiaccia a terra questa conclusione, Spanu riesce in qualche maniera a evitare il punto del nuovo vantaggio della squadra di Agazzani. Dall'altra parte Pinnonen per Cantore che si insinua tra le maglie difensive di Rubiera, disturbo irregolare ai suoi danni e di Bortolotti, arriva il cartellino giallo per il numero 4, ex giocatore di Modena, Congiu, da Pinnonen, ora Cantore del Prete, Cantore, Congiu che fluttua sulla linea dei 6 metri, Gulam la riceve in posizione di centrale, la lascia lì per Pinnonen che fulmina Salati, secondo gol personale di Pinnonen, Raimond avanti di 1. Santilli, Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, Mazzieri, ora per Panettieri, circolazione prolungata tra centrale e terzino, Bortolotti riceve e si ributta sui 6, Giovanardi, ora da Mazzieri, forse per un attimo c'era la possibilità di servire Bortolotti, arriva il fischio contro la difesa di Passino, Giovanardi, Mazzieri, Giovanardi, Panettieri, ancora Giovanardi, Panettieri trova spazio per il tiro, una finta, manda a vuoto sia Bertolez che Vosca, il gol del numero 11. Nessuna delle due squadre, come era forse ipotizzabile,
riesce a scappare nel corso di questo primo tempo del prete per Ghulam. Pasticcia al momento di ricevere il pallone, va a un nulla alla palla persa, pinnone indietro schiena per Manca col pallonetto. Francesco Manca, grande palla dietro schiena di Pinnonen, 19 per la squadra di casa. Panettieri, Mazzieri, Panettieri, Giovanardi, viene Boni che taglia in posizione di doppio pivot, arriva la palla persa per la Raimond, apertura di contropiede di Bertolez, si va da Manca che rischia lo sfondamento, dall'altra parte Cantore andare a segno nonostante il tocco di Rifi, però non riesce a neutralizzare il tiro del giocatore di casa. Più due per i sardi, Mazzieri, Giovanardi si libera per il tiro, trova il gol. Si poteva fare qualcosina in più Spano nella circostanza, infatti si rammarica lontano all'inquadratura di Andrea Farris. Pinnonen, Manca, 11-10, Cantore, tanto esce Del Prete e rientra Bertolez. Ghulam, eccolo il pallone per il 10, avanza in palleggio Raymond che manovra praticamente all'altezza della linea mediana, prova ad aumentare con Bertolez, bella palla per Congi che non si fa pregare, fa giro a vuoto della difesa di Rubiera, arriva il gol di Congi, punto del 12-10. Raymond che prova a dare una prima spallata alla partita. Panettieri da Giovanardi, Panettieri si va da Ila, va la ricezione del numero 17, Ghulam non riesce nell'anticipo ai danni di Giovanardi, Boni, Ila, Panettieri, ora per Ila, conclusione che viene disinnescata da Spano, più reattivo sulla palla vagante del prete. Bertolez passare i ritmi per quanto consentito dal regolamento. Ghulam, Bertolez, Ghulam, ora Del Prete che dà un'occhiata a Pinnonen, guardato a vista a Panettieri, eccolo l'incrocio che consente la ricezione del giocatore estone. Bertolez da Del Prete, prova a liberarsi della guardia irregolare di Bortolotti. 5 minuti e mezzo all'intervallo. Del Prete, Bertolez, Del Prete si alza, Fabio Del Prete, nonostante i non troppi centimetri a sua disposizione, trova il gol da una posizione complicata. Massimo vantaggio per la Raimond che costringe Rubiera a fermare la partita a 5 minuti e 9 secondi dall'intervallo qui al Pala Santoro di Sassari. Approfittiamo della pausa per darvi la tanto promessa fotografia del campionato, 22esima tornata che si completa con le sfide tra Ambra e 2 Agosto Bologna, Romagna contro Ferrara United, Estense contro Camerano, Rapido Nonantola, Fiorentina. Nell'anticipo, se così possiamo dire, delle 16, la verde azzurro di Patrizia Cano ha battuto Modena, issandosi così quota 14 punti in classifica, lasciando la formazione giallo-blu fanalino di coda. La quota 9 per una classifica è prima dell'inizio di questa 22esima giornata. Vedeva in testa la coppia composta da Raimond e Parma con 32 punti, Rapido Nonantola 30, 26 punti per Rubiera, 23 Ambra, 19 Fiorentina, 18 Romagna, 16 2 Agosto Bologna, 13 punti per il Ferrara United, 14 per la Verde Azzurro contando la vittoria di oggi.
che quindi è davanti al Ferrara United appena nominata, 12 punti per l'Estense, 10 per Camerano e 9 per Modena. Parma, 2 agosto Bologna, Ferrara United e con una partita in più, Verde Azzurro e Modena con 2 gare in più. Squadre che sono tornate sul terreno di gioco. Gio Panardi la lascia lì per Ila, il muro difensivo di Bertolo, ha provato il tapin Bortolotti, non è riuscito ad arrivare sul pallone catturato da Spano. Arriva il fischio contro la difesa di Rubiera, chiamata di Congiu per l'esecuzione di questo 9 metri. Si va vicino da Pinnonen, Cantore, Bertolez, ora Cantore sale per ricevere Manca, non viene servito, va a mischiare un po' le carte in difesa a Gazzani, Cantore, Pinnonen si sposta sulla destra, si alza, Bertolez da 10 metri, fermato fallosamente da Ila. Congiu, Bertolez, Cantore, sale per ricevere Manca, ora servito, Cantore la lascia lì per Bertolez che finta il tiro, poi scarica su Manca, disturbo di Santilli, è ritenuto meritevole di concessione dei 7 metri per la squadra di Passino, che ha l'opportunità di arrotondare il massimo vantaggio con Bertolez che non si fa pregare, trasforma ancora una volta dai 7 metri, 14-10 per chi difende. Ila, ora le difficoltà offensive sono per Rubiera, squadra che subisce poco, segna circa 25 gol di media partita. Ila da Giovanardi a caccia dello sfondamento Gulam, fischio va contro la difesa, 9 metri già battuto da Rubiera. Mezzetti scambia con Giovanardi, fischio contro la difesa della Raimond, l'ha fatto in specie contro Mariano Bertolez che si becca anche 2 minuti che di fatto gli fanno quasi finire il suo primo tempo, dato che mancano 2 minuti e 42 secondi all'intervallo al Pala Santoro. Si riparte dalle mani di Bortolotti, servizio per Mezzetti, poi Ila, ancora il pallone per il numero 4, si dispone ancora sulla linea dei 6 metri, il pallone per Mezzetti, la lascia lì per Bortolotti, bella palla qui in spazi angusti, Rubiera che punisce la difesa della Raimondo sfruttando in questo attacco la superiorità numerica come avviene di consueto in questi frangenti di gioco. Raimond che attacca con l'extra player con la porta vuota del prete, arriva il time out per coach Passino, 14-11 per la Raimond contro Rubiera, ci fermiamo anche noi. Live dal Pala Santoro, squadre di nuovo sul parquet sassarese, palla tra le mani di Gulam,
Del Prete, Cucu, manca Cucu in palleggio, la lascia lì per Del Prete, quasi di tocco per Goulam che però non ha inerzia per provare la conclusione. Cucu finta di andare in ala da manca, qui si infila tra Bortolotti e Mazzieri, fischio contro la difesa di Rubiera, Pinnonen da manca, più 4 Diamond per segno Francesco Manca, terzo gol personale per il numero 3 di casa. Ila, Mezzetti, Giovanardi, tra i pali di Rubiera rientra Salati. Ila, in ala Damboni, pallone per Giovanardi, Ila ancora per il suo numero 19, il blocco di Mezzetti, palla per Ila, si va in ala da Santilli e galleggia e poi batte Spanu, 15-12, Rubiera che prova a resistere alla prima spallata della Raimond. Rientra Cantore, così come Bertolez. Uno degli ultimi attacchi di questo primo tempo. Bertolez, Cantore guardato a vista da Giovanardi, manca Cucu, arriva la chiamata di passivo da parte degli arbitri. Cucu va da Bertolez, fischio contro la difesa, 12 secondi, Cucu da Pinnonen, Cantore dietro la schiena per manca, 4 Raimond, 3 secondi per tirare, Giovanardi prova da metà campo, sporca Goulam, è questa l'ultima giocata del primo tempo al Pala Santoro, una frazione di gara che va in archivio con i sassaresi avanti per 16-12 contro Rubiera in questo big match della 22esima giornata del girone B del campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Noi, così come i contendenti sul terreno di gioco, ci prendiamo una decina di minuti di pausa, ci risentiamo a breve per la diretta degli ultimi 30 minuti di gara. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia, vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D, Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco!
26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Sport di nuovo live dal Palla Santoro di Sassari, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Raimond Sassari e Secchia Rubiera, 22esima giornata del girone B del campionato di Serie A 2 di pallamano maschile, prima frazione andata in archivio con i ragazzi di Passino avanti di 4 lunghezze, 16-12 il parziale con cui due squadre sono andate a riposo. Approfittiamo di questi pochi secondi, forse anche meno di pochi, che separano le due squadre dall'inizio del secondo tempo per ricordarvi i marcatori della sfida. Raimond andata a segno con le 4 reti di Francesco Manca e di Bertolez, 3 reti per Cantore, 2 per Pinnonen, 1 a testa per Congiu, El Prete e Gulam. In casa Rubiera 3 reti a testa per Bortolotti e Santilli, 2 per ciascuno per quello che riguarda Mazzieri e Panettieri e anche Gabriele Giovanardi. Secondo tempo iniziato da 18 secondi, primo attacco per la formazione di Agazzani, chiamata a un avvio di frazione di grande intensità per provare a ridurre la distanza fra le due contendenti. Palla tra le mani di Mezzetti, va da Giovanardi, Mezzetti finta di cambiare fronte, poi fa inala da Boni, rimane a terra Mezzetti, c'è un altro 2 minuti per Bertolez, qua esagera con la fisicità, almeno questa la decisione del duo arbitrale che, lo ricordiamo, è composto dai signori Limido e Donnini. 9 metri già battuto da Bortolotti, prova a ragionare Mezzetti, ora Giovanardi, Mezzetti da Bortolotti, Pasco, Giovanardi, scambia ancora 19-17, Pasco si alza col mancino, forse con un po' troppa libertà, mette a segno il primo gol della sua partita, meno 3 per Rubiera, abbandona la sua zona di competenza, ovvero la porta, Marco Span, lascia il posto a Del Prete, Raimond che attacca in inferiorità numerica, meno per quello che riguarda il numero di giocatori totali, quello che riguarda giocatori di movimento, la parità con la decisione di giocare con l'extra player. È un gran questo attacco della formazione di Passino che finisce con una palla persa, rientra nell'accelere Spanu, c'è un cambio anche in casa Rubiera, rientra Mezzetti, esce Mazzieri, una palla in mano per Mezzetti, Giovanardi sale e riceve Bortolotti, Mezzetti, Giovanardi schiaccia in ala per Boni, Cantore solo a disturbare, poi il tiro di Mezzetti parato da Spanu, esulta con la panchina, Cantore avanzare in palleggio, fuori Spanu, dentro Manca, Cantore scambiare era prolungata con Del Prete, blitz di Santilli a negare almeno in un primo frangente la ricezione a Pinnonen, ora Gulam, Del Prete, Pinnonen finta di andare da una parte, va dall'altra, altra finta del giocatore estone, disturbo falloso ai suoi danni di Bortolotti, per cui il gioco è già ripreso ai 9 metri, finta lì Del Prete, poi trova la via del gol, non impeccabile qui nella circostanza Salati, e forse poteva fare qualcosa di più
più 4 per la Raimond. Rubiera ritarda la ripresa del gioco. Giovanardi, Mezzetti, Pasco, Mezzetti, Giovanardi, si muove sui 6 metri Bortolotti, ancora Mezzetti, Giovanardi, Pasco, arriva, una buona rincorsa, manca, lo rispedisce al mittente, e Mezzetti va a sfondare contro Gulam, molto dolorante al ginocchio sinistro qui il giocatore di Rubiera. L'auspicio che si tratti solo di una brutta botta e di un brutto spavento, anche se la reazione del giocatore di Agazzani non promette nulla di buono. Nel frattempo intervengono gli inservienti del 118, supportati anche da Andrea Giordo. Porge ghiaccio spray della sanitaria, che si stanno prendendo cura del giocatore di Rubiera rimasto a terra. 26 minuti 25 secondi alla sirena finale, Raimond 17, Rubiera 13. Raimond che con una vittoria salirebbe a quota 34, mettendo 8 lunghezze di distacco tra sé e l'avversario odierno. Rubiera che, come già ricordato nel corso della prima frazione, viene dalla vittoria contro Parma, che ha rilanciato le ambizioni playoff, anche se la distanza da Nonantola resta comunque considerevole, tanto abbandona il terreno di gioco Mezzetti con l'aiuto dei compagni di squadra. Vediamo un po' col passare dei minuti di scoprire se e in che condizioni eventualmente riprenderà la contesa. Luca Mezzetti, centrale classe 1996, non l'unico ex Modena presente nel roster di Agazzani. Modena che nel corso del pomeriggio, proprio su questo parquet, nella partita delle 16, la sconfitta contro la Verde Azzurro. Torniamo a raccontarvi quelli che sono gli accadimenti che si stanno sviluppando in questo momento. Pinnonen, Cantore, Pinnonen, ancora per il numero 45. Ora Bertolez in ala, sale sul lato destro Gulam, apertissimo all'angolo, manca. Bosca, Pinnonen, Cantore per Gulam, che coglie in pieno il primo palo, prova a correre in contropiede Rubiera con Santilli, trova modo di battere Spanu ed erigersi a miglior marcatore dei suoi con 4 reti, raggiungendo come miglior realizzatore di giornata i sassaresi Manca e Bertolez. Pinnonen, Cantore, Bertolez, sale Gulam, guardato a vista da Boni, Bertolez, Cantore, Pinnonen, non è per Manca, ora Cantore, Bertolez si alza con tanta potenza ma non troppa precisione, qui sta lì, rallenta la corsa di Rubiera, bella palla schiacciata, anzi donata a Bortolotti, che qui a sua volta schiaccia a terra il meno 2 per Rubiera. Parziale del secondo tempo che arriva alla formazione oggi in trasferta, 3-1 questi primi 5 minuti e 40 secondi di secondo tempo. Bertolez, Cantore, Pinnonen, va a partire da lontano, Cantore per Bertolez, palla alta, Cantore riesce comunque a ricevere, viene disturbato in maniera ridotta
ritenuta regolare dall'altra parte. Pasco sul muro di Bosca, poi Bertolez, non è per Spani, il pinnone dall'altra parte ad avanzare in palleggio, poi indeciso sul da farsi, sceglie la via più sicura, ovvero andare da Bosca. Raimondo deve provare a rimettere un po' di ordine nel suo attacco. Qualche problema al pallone, viene prontamente sostituito. A 23 minuti e 40 secondi dalla sirena finale, Raimondo avanti di 2. Cantore, Pinnonen, Bertolez. Pinnonen ancora da Cantore, pallone per Bertolez che si infila alle maglie difensive di Rubiera. Conclusione che era terminata larga, fischio arbitrale ritenuto generoso dai ragazzi di Agazzani, che dà origine al 7 metri che Cuccu prova a trasformare. La parata del portiere di Rubiera, quella palla che rimane nella disponibilità dell'estremo difensore ospite, dall'altra parte Giovanardi per Panettieri, prova a prendere lo sfondamento Fosca. In precedenza è arrivato il contatto falloso portato da un difensore rosso-blu. Bartoli da Giovanardi, Panettieri riceve da Pasco, se l'incroci riceve Bortolotti che poi si butta sui 6 metri. Pasco va a prendere slancio per il tiro, cerca il ribaltamento per Bartoli, non trova il compagno cresciuto nel settore giovanile di Rubiera. Bertolez, Del Prete, Pinnonen, Del Prete, Bertolez, Fosca, Bertolez da Pinnonen, prova a ritagliarsi lo spazio per il tiro, poi sceglie di andare da Gulam. Bertolez la lascia lì per Bosca, quasi denudato da Giovanardi. Pinnonen, altro fischio pro Raimond, stavolta l'irregolarità è di Santilli. Pinnonen prova a infilarsi tra Panettieri e Pasco. Bosca, Del Prete, provare a sfruttare il blocco del compagno, non trova lo specchio della porta, dall'altra parte prova ad andare Rubiera con Panettieri che va a servire Ila. Abbiamo almeno in un paio di circostanze chiamato per nome di battesimo, ce ne scusiamo. Giovanardi, Giberti, Bortolotti, Panettieri, si va da Giovanardi, Panettieri in ala, non ha angolo per battere Spanu Santilli, corre Raimond in contropiede, Del Prete per il più 3, l'uomo dei gol pesanti, Fabio Del Prete che dà 3 lunghezze di vantaggio alla Raimond. 20 minuti e 32 secondi al termine, 18-15 per chi difende. Giovanardi, Giberti, Panettieri, Giovanardi si libera della guardia di Bertolez. 9 metri per Rubiera, già battuto da Bortolotti. Mezzetti, Santilli, centralmente sfera che arriva a Giovanardi, fischio contro Bortolotti, si era liberato in maniera irregolare di Fosca. Siamo già dall'altra parte dove Gulam evita lo sfondamento e batte Salati, secondo gol personale per Gulam. Le lunghezze di vantaggio per la Raimond tornano quelle con cui i sassaresi erano andati a riposo, ovvero 4. Giovanardi, Giberti, Giovanardi, pallone per Panettieri che si infila tra le maglie difensive della Raimond, fermato al momento del tiro da Fosca.
7 metri per Rubiera, e dunque l'opportunità di portarsi sul più 3. Fa il suo debutto la partita all'estremo difensore classe 79 Eugenio Casada, accolto dall'ovazione del pubblico di casa. Giovanardi contro Casada per il meno 3. Va Giovanardi e toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Casada non poteva nulla. Terzo gol di Giovanardi, nuovo meno 3 per Rubiera, che ha provato ad avvicinarsi. Uno sforzo no, vano ma non del tutto. Rubiera che si è arrampicata fino al meno 2. Ora Cantore, Pinnone è costretto a ricevere lontanissimo. Goulam, Bertolez, Cantore, Bertolez ai 12 metri, Pinnone la lascia lì per Cantore, di tocco per Goulam. Ora ha preso ritmo e batte Salati il nuovo più 4. Dall'altra parte Giovanardi fermato da Goulam. 9 metri battuto da Bortolotti. Giovanardi a consultarsi con Gilberti, ferma la partita a Gazzani, che ha visto i suoi dopo lo sforzo che li aveva riportati fino al meno 2 ripiombare su quel meno 4 che li tiene in partita, ma comunque costretti a realizzare un break importante per provare a infliggere alla Raymond quella che sarebbe la prima sconfitta in casa del suo campionato. D'altro canto Rubiera ha un po' rovinato quanto fatto tra le mura amiche con l'andamento in trasferta, 4 vinte e 5 perse per i ragazzi di Agazzani a fronte delle 9 vinte e una persa. Questo l'andamento interno della squadra oggi in trasferta. Le squadre che sono tornate sul terreno di gioco, 18 minuti e 6 secondi al termine. Giberti, non è per Mezzetti, si alza Giovanardi, Paraspano. Rientra Ila. Cantore a Pinnonen. Bertolez. Intanto l'impressione è che Mezzetti non sarà più della partita. Rubiera un po' costretto ad allungare le sue rotazioni e a ovviare all'assenza del suo numero 23. Cantore. Sale Vosca ad aprire spazi per l'ex giocatore di Siracusa. Goulam per Bertolez, lascia lì per Pinnone, palla di ritorno per il 10, si va in ala da manca, stavolta alza troppo la mira, suo tiro colpisce la parte alta della traversa, rimangono 4 le lunghezze di vantaggio della Raymond. Giovanardi, Giberti, Santilli, palleggio, Panettieri ad attendere il cambio che vede rientrare sul terreno di gioco Patroncini. Giberti, non è per Giovanardi, si infila Mezzetti che trova, anzi si infila Panettieri, scusate, che trova il gol personale che vale il 20-17, terzo gol personale per Panettieri, così come 3 sono quelli di Giovanardi, 4 invece per Bortolotti e Santilli a completare il referto di Rubiere. 2 gol di Mazzieri, il gol di Ila. Tanto dai 6 metri Bertolez a battere il portiere avversario, quinto gol di Bertolez.
21-17, 15-50. Giovanardi, Giberti, si va da Panettieri, Giberti, non è per Patroncini, Giovanardi, la Panettieri in ala, Giberti mette palla per terra, esce Bertoles a disturbare l'andatura del 14, Giovanardi, Giberti, Panettieri ancora per il numero 14, Giovanardi, la blitz di Pinnone che ruba palla, si invola in contropiede e non sbaglia. Più 5 Raimond, massimo vantaggio che si aggiorna in favore della squadra di Passino. Giovanardi, Giberti sulla figura di Vosca. Tocco con il piede del 23, Patroncini, Giberti, Panettieri ancora per il suo centrale, Bortolotti, Giovanardi dice di no Spanu, poi Vosca cerca un fischio arbitrale che non arriva, dice a terra forse con un po' troppa facilità, ne approfitta Bortolotti, si ritrova più facile delle conclusioni dai 6 metri, 22-18, Bertolez, Cantore, Bertolez, Gulam, Bertolez, tra Cantore, sale Vosca, taglio di Pinnone, il blocco di Vosca, i limiti della regolarità, poi Cantore spinto via da Giovanardi, 9 metri già battuto da Vosca, dall'altra parte Pinnone, palla un po' bassina per Cantore che fa dietro la schiena da manca. Ancora a segno, 5 gol di manca, 5 gol di vantaggio per la Raimond, ci avviciniamo alla fase caldissima della partita, Rubiera non è riuscita a ridurre le distanze, Giberti, Panettieri, ancora Giberti, scambio ravvicinato, palla che arriva in ala a Patroncini, gol del numero 9. Cantore per Pinnone, 4 lunghezze da difendere per i sardi. Cantore in palleggio, da un'occhiata al piazzamento dei compagni, poi decide di fare tutto da solo provando a rubare il tempo a Salati, che è bravo, è reattivo nel impedire il gol del numero 45. Qua bella palla in ala per Bartoli, non fa diventare assist il passaggio del compagno, andando a colpire la figura di Spanu. Cantore scambia con Pinnonen, il pallone di Bertolez, sale manca, Cantore, Bertolez ha spazio per prendere la rincorsa e abbattere la porta di Salati con una bordata imparabile, tutta la potenza di Bertolez in questa conclusione. Mazzieri, Panettieri, Giberti, para per Panettieri, si va da Mazzieri, la perde ritmo, attacco di Rubiera, conclusione di Mazzieri parata da Spanu e poi prova ad abbattere Pinnone, nessuno ferma Pinnone, si va da Cantore sui 6 metri, Cantore, 25-19, il parziale tutto sudamericano e indirizza in maniera decisa la gara. Giberti, Panettieri, dovrebbe essere lo stesso numero 14, rientra Giovanardi, gradisce il Pala Santoro,
Giovanardi, Panettieri, Giovanardi, ecco il pallone per il numero 11 che rimane a terra dopo il contatto portato lì da Gulam. Si ferma il gioco al Palasantoro, 2 minuti per Nacho Gulam. Rimane a terra Francesco Panettieri. 10:46, Panettieri che non abbandona il parquet. Raymond ora costretto a difendere in inferiorità numerica per i prossimi 120 secondi. Panettieri, Mazzieri, Patroncini, riceve Giovanardi, Mazzieri, ora per Bortolotti, in ala dal numero 13 Bartoli, stavolta batte Spanu per il nuovo meno 5. Manca, esce Spanu, entra del prete Bertoles ad avanzare in palleggio. Va il fischio dell'arbitro. Passino ferma la partita, 10:07, 25:20 per la Raymond. Piccola pausa anche per noi. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Yoma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Due squadre rientrano sul terreno di gioco del Palasantoro per questi ultimi 10 minuti e 7 secondi di partita. Due punti che potrebbero consentire alla Raymond di blindare la piazza playoff e conservare anche il primo posto in classifica, mantenendo due lunghezze di vantaggio su Parma. Parma che oggi non scende in campo. Rubiera che rimarrebbe invece con la sconfitta che sta maturando a quota 26, con almeno 4 punti di ritardo dal Rapido Nonantola, impegnato oggi tra le mura amiche contro la Fiorentina. Del Prete prova a prendere lo sfondamento Mazzieri, si va da Bertoles, Cucu in ala per Francesco Manca che oggi non sbaglia un colpo e prosegue la sfida personale con Bertoles per il titolo di miglior marcatore della contesa. Giovanardi di tocco, palla troppo bassa per Bartoli che non può ricevere. Poi rimangono 6 lunghezze di vantaggio per i ragazzi di Passino, con il cronometro che diventa un alleato sempre più fedele del prete. Cucu da un'occhiata Manca, non può servirlo. Cucu ancora per del prete. Cucu cerca Manco, perlomeno dà un'occhiata a Manca, poi prova a fare tutto da solo, viene fermato fallosamente da Patroncini. Difesa di Rubiera che isola Pinnone nel cantore, tanto spazio sui 6 metri, gioco forza per la squadra di Passino. Poi il tiro di Bertoles, la porta è vuota e Salati non riesce a punire la scelta di Passino di attaccare con l'extra player, data l'inferiorità numerica figlia del 2 minuti combinato a Gulam. Pinnonen, Manca, farà Pinnonen in palleggio, prova ad andare via Panettieri e lo abbraccia in maniera un po' troppo affettuosa. Fischio pro Raymond, d'altra parte Pinnonen ancora a duello con Panettieri, in ala da Gulam, ancora a segno Ignacio Martin Gulam con un gol che, se non mette la parola fine
alla partita, poco ci manca. Gulam Bertales, Cantore la amministra a Raimond, Cantore Bertales da Gulam. 7 minuti e 41 secondi di simil garbage time al Pala Santoro. Del Prete si va da Manca, altra conclusione di Francesco Manca, e questa volta sceglie il primo palo, trova un'altra marcatura nella sua partita, partita che, come appena detto, sembra finita. Mazzieri, Giovanardi, palla sui 6 metri per Bortolotti, 7 metri per Rubiera. Rubiera che ha provato a rientrare in partita nella fase iniziale di questo secondo tempo, si è arrampicata fino al meno 2, poi complice anche l'infortunio occorso a Mezzetti, è uscito dopo una brutta botta al ginocchio e non è più rientrato, ha dovuto gettare la spugna di fronte alla maggior qualità e fisicità della Raimondo. Del Prete schiaccia a terra, ancora per Manca col pallonetto, stavolta Filippini, altro estremo difensore, si è alternato tra i pali di Rubiera a negare il gol. Ci mette una pezza Panettieri, provato con un ricamo Manca, mette la ciliegina sulla torta, una partita comunque di gran qualità, ha portato 7 reti nel suo tabellino personale. Gulam Bertolez, Del Prete fermato fallosamente da Mazzieri, poco meno di 6 minuti alla sirena. Pinnonen finta al tiro, si gira su se stesso, la Veronica di Mick Pinnonen a raccogliere gli applausi del Pala Santoro. D'altra parte Panettieri si vede negare la gioia del gol da Spanu, che esulta. 29-22, ultimi 300 secondi abbondanti che serviranno solo a stabilire il punteggio finale. Lo è pressoché assodato che la Raimond vince ancora tra le mura amiche, sale a quota 34 punti in classifica. Bertolez da Del Prete, Manca altezza di 9 metri, Bertolez qua con la presa difettosa va a correre in contropiede Rubiera con Giovanardi in ala per il pallonetto vincente, ricamo che riesce a Bartoli per il nuovo meno 6. Cantore, Bertolez è una sua presa difettosa, è nato il contropiede concluso con il gol di Bartoli. Del Prete, ecco Cucu che avanza in palleggio con disinvoltura, poi va a servire Manca, fermato irregolarmente, chiede distanza con un po' di mettere Pinnonen senza guardare per Del Prete, che grande palla di Mick Pinnonen, e Del Prete non si fa pregare. Raimond fa 30 a 4 e 4 dalla sirena finale, due perle di Pinnonen a chiudere la partita. Panettieri, Giovanardi, si alza Mazzieri, Spanu blocca il tiro del numero 7 di Furbato in maniera fisica ma regolare dalla difesa Raimond. Manca, Del Prete, si va da Cucu, tanto spazio, troppo spazio per Francesco Cucu, arriva il primo gol anche del numero 43 che aveva pochi minuti fa fallito un 7 metri, riesce comunque a iscriversi a referto dopo che la difesa di Rubiera se l'era perso, non Giovanardi che si era voltato completamente dall'altra parte, probabilmente convinto che ci fosse un suo compagno pronto a dargli una mano.
Ecco lo stesso Giovanardi da Mazzieri, palla in ala, rischia il pasticcio, attacco di Rubiera, Mazzieri, Giovanardi si fa in ala da Bartoli, non trova ritmo, attacco di Rubiera, Mazzieri prova a pagare la cauzione, arriva una legnata di Ghulam, va ad abbattere il numero 7. Rubiera che dovrà affrettare la conclusione, lo fa con Giovanardi, para ancora Spanu. Rubiera ha gettato definitivamente la spugna. Cucu, Cantore, Del Prete. Ecco Cucu, si va in ala da Nacho Ghulam. Del Prete non si fida, non va da manca e sceglie un passaggio più rischioso per Cucu. Del Prete ancora per manca. Del Prete, Cucu, di tocco per Ghulam che parte quando ancora non aveva di fatto ricevuto il pallone. D'altra parte pasticcia Bartoli, due Bartoli ora in campo per Rubiera, il numero 3 Davide e il numero 13 Roberto. Eccolo, proprio quest'ultimo a ricevere questo pallone, a servire Giovanardi. Panettieri, Giovanardi, si va da Davide Bartoli, anzi da Mazzieri, poi Panettieri prova a prendere lo sfondamento, Cantore non si impietosisce, il duo arbitrale, arriva un altro gol di Rubiera, ma è solo il numero 24 a fronte dei 31 messi a segno dalla squadra di casa. Ultimi 70 secondi di partita. Del Prete, Ghulam, Del Prete si va da Cucu, fermato fallosamente da Davide Bartoli, più giovane in distinta per Agazzani, lui che è un classe 2001 prodotto dal settore del giovanile locale. Tanto arriva un altro gol per la Raimond, a firmarlo Francesco Cucu. Ora il divario sta diventando anche forse un po' troppo severo per una Rubiera, si è di fatto arresa solo nell'ultimo quarto di gara. Giovanardi, Mazzieri, fermato da Congiu, palla servita a Davide Bartoli sui 6 metri, si procura il 7 metri, il classe 2001, sarà lui a 10 secondi dal termine della sfida a provare a togliere, sì, la soddisfazione del gol personale, battendo Spanu. E questa l'ultima giocata di Raimond Sassari, Secchia Rubiera, che si chiude con la formazione di Passino che vince con il punteggio di 32-25, con questi due punti sale a quota 34 in classifica, confermandosi capolista solitaria e blindando la piazza playoff. Rimane invece a quota 26 la formazione di Agazzani, distante almeno 4 lunghezze dal posto playoff. Io ringrazio Andrea Faris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida, vi rimando ai nostri contenuti infrasettimanali per le interviste del post partita. Ricordo per l'ultima volta il punteggio finale dal Pala Santoro di Sassari: Raimond batte Secchia Rubiera 32-25. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di DirettaSport.it. Diretta Sport, le tue partite in diretta streaming. Diretta Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Diretta Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.direttasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Diretta Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.